Grazie alla Fondazione Bordoni per l'invito, è consuetudine per noi lavorare insieme, quindi sono tanti i profili che sono emersi di argomenti sui quali collaboriamo veramente in laboratorio e in ambiti di studio. Mi farà piacere quindi in qualche modo focalizzarli, però grazie all'assist della dottoressa Proto, assolutamente naturale, vorrei aggiungere un contributo a quanto stiamo facendo come pubblica amministrazione su questo tema, anche perché credo sia doveroso rappresentare che c'è studio, consapevolezza e voglia di fare. Per le risorse ci stiamo attrezzando. Per quanto riguarda un aspetto, l'aspetto che vorrei toccare io, proprio per essere anche molto veloce, a complemento di quanto è già stato detto, che è moltissimo, è quello che unisce l'internet alla sicurezza informatica. Abbiamo parlato di sicurezza in generale, è stata evocata la sicurezza informatica, più che altro il crime, ma ricordiamoci che non c'è solo il crime è una svolta. Può esserci un incidente, può esserci un attacco. Quando si parla di Internet of Things, quando si parla di IPv6, si moltiplica la superficie di attacco. Questo è un altro modo di lettura dell'IPv6, che non è solo relativo ad alcuni aspetti anche commerciali e di dialogo internazionale che possono, ovviamente per il disallineamento che c'è ad oggi, ancora comportare qualche problema. Quindi, come Ministero dello Sviluppo Economico, come Istituto Superiore delle Comunicazioni, studiando l'internet, rappresentando l'Italia nel Government Advisory Committee, personalmente quello che sto facendo da diversi anni, bazzicando quindi le sedi dell'Internet Governance Forum a livello nazionale e internazionale, già da diversi anni ci siamo imbattuti in questa stretta connessione e vicinanza appunto della vita e dell'esplosione dei servizi su internet. Pensiamo a tutte le commerce, alla lotta alla contraffazione, vedo il collega col quale facciamo battaglie epiche in sostanza a tutti i livelli. Effettivamente ci si apre quindi al discorso della sicurezza. Sicurezza di che cosa? Dei sistemi che sono fatti da reti e da terminali intelligenti. Quindi la rete intelligente e il terminale intelligente. Qual è il tipo di rischio allora che introduciamo e come lo combattiamo? Per i terminali, diciamo, intanto c'è in Italia un organo di certificazione per la sicurezza informatica, è l'OCSI, sta nell'Istituto Superiore, il Ministero dello Sviluppo Economico, ha avuto la riconferma un mese fa, poco più, di essere accreditato e riconosciuto a livello internazionale nell'ambito dei Common Criteria. Qui ringrazio la Fondazione Bordoni del grande contributo che ci dà da sempre, visto che è nato con loro, in sostanza in una simbiosi reale questa struttura. Ed è una struttura che si pone adesso ad analizzare i nuovi terminali con una nuova ottica, quindi l'ottica proprio della moltiplicazione della superficie d'attacco e di un'ipotesi di certificazione, magari volontaria, che però insomma è motivo di studio in questo momento. Chiaramente questo si discute anche a livello europeo nell'ambito SOGIS, ed è stato poco tempo fa, alla fine dello scorso anno, c'è stato un importante meeting fra Commissione Europea, ENISA, che è l'Agenzia Europea per la Sicurezza delle Reti, e sempre in ambito SOGIS, nella quale si è cominciata a discutere dei profili di sicurezza di questi terminali intelligenti. Quindi gli smart meter, in effetti, avranno anche questo aspetto da considerare, perché la possibilità di immissione di malware, di virus e quant'altro fino al terminale, fino al cuore dei sistemi, è un problema assolutamente da non sottovalutarsi. L'altra questione è ovviamente anche della rete, cioè il trasporto, e quindi come si arriva. E per questo in Italia è stato attivato, come da in moltissime altre parti europee e del mondo, un CERT, cioè un Computer Emergency Response Team. Quindi l'Italia ha il suo CERT nazionale, che è un focal point verso l'Europa ed è un coordinatore, un elemento di raccordo fra altri CERT, come quello della pubblica amministrazione, che si occupa quindi della sicurezza delle reti della PA, e un CERT difesa, che opera da tanto tempo e con grande qualificazione a protezione
riorganizzazione delle reti della difesa e anche in sinergia con la Polizia Postale, che ha il suo centro, che poi interviene direttamente, ma anche un'opera di prevenzione. Quindi questa azione, che vede l'Italia dall'anno scorso, dal 5 di giugno, vede dotarsi di questo CERT, che è operante presso l'Istituto Superiore per il Ministero dello Sviluppo Economico, perché una norma l'ha stabilito, la modifica, il recepimento della direttiva 140, l'ha stabilito all'interno del Ministero dello Sviluppo Economico, si pone quindi il problema di come rapportarsi e come offrire questi servizi di infosharing preliminarmente, quindi poi di disponibilità e facilitazione alla risoluzione di eventuali attacchi o incidenti, che possono anche essere una fase preliminare di crime. Intanto l'Italia si è dotata di un'architettura di cyber strategy, di sicurezza, e ha individuato compiti e responsabilità, perché questo è il nuovo problema. Ci può essere una crisi di tipo cibernetico. Finora non si era regolamentata questa cosa in Italia, ma con questa diffusione, di potenzialità effettivamente va considerata. Quindi questi sono gli strumenti fondamentali che mettiamo a disposizione, anche in un'ottica di interconnessione, perché le interdipendenze che noi sappiamo esistere nei sistemi, e il machine to machine ne avessimo bisogno, sempre più dimostrazione, dobbiamo attrezzarci in un modo di cooperazione, di sviluppo, di partenariato, e questo con questa ultima informazione chiudo. Presso il CERT nazionale si è subito formato un tavolo tecnico permanente con gli operatori di comunicazione elettronica, che sono stati i nostri primi interlocutori, ma anche con il settore dell'energia, forse perché essendo Ministero dello Sviluppo Economico sono nostri vicini da sempre, ma anche con Poste Italiane, e così stiamo ampliando proprio questi settori e queste collaborazioni, che vedranno collegamenti anche con il settore delle piccole e medie imprese, ovviamente molto più complesso da raggiungere. Però su questo tema ci stiamo lavorando veramente in sinergia con i più alti vertici della Presidenza del Consiglio. Grazie. Grazie, dottoressa Forsi.